Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. Oggi ti faccio vedere quelle che sono le innovazioni, le acquisizioni che ci sono state questa settimana qua in Moldavia. Abbiamo dato alla luce un nuovo prototipo di linea dentale altamente resistente, un quadrimateriale. Ci hanno fatto già i complimenti dalla California perché è un qualcosa di veramente avveniristico. Parliamo di denti che sono stati realizzati tutti con il computer, in questo caso utilizzando un software che si chiama Exocad, librerie dentali reali, parliamo di denti che sono delle scansioni, delle copie esatte di denti reali che sono state scannerizzate e poi ristampate con il robot. I robot hanno prodotto una parte di questi denti. Questa è la stanza robot da dove sono usciti fuori questi denti. Qua nello specifico vedi un macchinario che produce una parte di questa dentatura. Per realizzare questa dentatura abbiamo bisogno di tre macchinari e tre odontotecnici, ognuno specializzato in una parte specifica. Ormai a livello odontotecnico si tratta di laboratori, si parla che sono iper specializzati. In questo dipartimento vedi quelli che sono i designer. I designer lavorano come con un videogioco, dando le forme delle strutture dei denti. I designer una parte sono qua, ma una parte sono dislocati all'estero, in altre nazioni. Poi abbiamo coloro che si occupano della pianificazione del fresaggio, coloro che si occupano poi di andare a rendere iperrealistici i tessuti dei denti. E infine abbiamo coloro che si occupano dell'assemblaggio, perché poi dai robot escono fuori dei semi lavorati, che si occupano e sono specializzati nell'andare a montare quelli che sono i denti sopra alle strutture che vengono fuori dai robot. Qua vedi per esempio una di queste mascherine di assemblaggio dove vengono collocati i denti che dobbiamo poi andare a fissare sopra la struttura e vengono posizionati poi sopra un meccanismo che permette di inserire esattamente in quella posizione i denti là dove avevamo pianificato con il computer. Perché poi ricorda che è vero che i lavori partono in fisico, vengono poi digitalizzati e portati con una stampante, uno scanner tridimensionale nel mondo virtuale. Vedi qua per esempio il processo di scansione attraverso il quale dei modellini fisici diventano poi tridimensionali e sul computer è possibile lavorare con protocollo di telemedicina. Questo è il futuro ed è quello che tra qualche anno vedrete anche nel vostro paese. Noi qua in Moldavia stiamo precorrendo i tempi e quindi stiamo andando molto veloci per ovvie ragioni, perché abbiamo molti malati che dobbiamo curare. Io ti faccio un saluto qua dalla Moldavia e a presto.